Ciao a tutti ragazzi, bentornati su VEM Coaching. Oggi parliamo di musical e lo facciamo con Niccolò Falaschi. Ho organizzato questa intervista slash chiacchierata con Niccolò perché lui è un performer, direttore e fondatore di una scuola, di una compagnia di musical e un selezionatore, quindi sono sicuro che ha tantissime cose interessanti da dirci. Fortunatamente vive vicino a casa mia e quindi ho avuto il piacere e la fortuna di poterlo invitare direttamente nel mio studio. Partiamo. Allora Niccolò, ti do il benvenuto e intanto ti chiedo di cosa ti occupi prevalentemente al giorno d'oggi. Allora, io sono direttore della Bohemians Musical Academy, che è una accademia di musical nata nel 2016, che è figlia della compagnia teatrale Bohemians, nata invece nel 2012. Quindi, semplicemente, diciamo, per raccontarla in maniera spicciola, prepariamo le persone, o meglio, stendiamo la strada alle persone per diventare dei performer. Che cos'è il performer? È una persona che solitamente padroneggia tre discipline artistiche: il canto, la recitazione e la danza. Quindi in questo ambiente che tu hai creato, sei anche il fondatore, se non sbaglio. Sì, sono il fondatore, okay. Sia della compagnia che poi successivamente della scuola di musical. Ok, e quindi trattate tutti questi argomenti, ma hai anche il personale adatto per formare i ragazzi su tutte le discipline. Quanto dura una formazione di questo tipo e quanto i ragazzi, insomma, devono lavorare? Allora, c'è da fare una premessa, ci tengo molto. Quello che offriamo noi come scuola è l'introduzione a un percorso, perché in realtà la formazione del performer in realtà non finisce mai, come un po' tutte le discipline artistiche, però possiamo dire che se si vuole diventare performer a livello professionale bisogna andare nelle scuole come l'SDM di Milano, la BSMT di Bologna, che sono scuole riconosciute dove c'è un percorso di 2-3 anni intensivi tutti i giorni, è una vera e propria università. Manca solo il riconoscimento ministeriale, che non so tra l'altro se ci stanno anche arrivando. Bisogna andare lì, questa è una premessa che va fatta. Quello che offriamo noi come scuola del territorio è appunto una formazione che permette prima di tutto di capire se quel tipo di mestiere, perché poi è un lavoro, fa per noi, e quindi se si vuol fare per divertirsi semplicemente oppure proprio perché si vuol fare come lavoro. In quel caso noi siamo i primi che consigliamo ai ragazzi che si dimostrano o talentuosi o volenterosi, dopo aver affrontato un percorso con noi di 2-3 anni, in base anche all'età che hanno, di prendere, partire e andare a fare delle scuole di formazione professionali, perché poi sono quelle che effettivamente tirano tutte le carte in regola. Comunque ecco, la nostra, diciamo che 2-3 anni si incominciano a vedere tanti risultati. Abbiamo dei ragazzi che sono partiti magari anche da zero e in 3 anni si sono trasformati, che al terzo anno anche noi abbiamo detto: chi è questo o questa? Quindi raggiunto un certo grado di maturazione, diciamo così, li indirizzi verso altre realtà. In cosa consiste questo grado di maturazione? Allora, effettivamente è una bella domanda, perché la maturazione può avvenire sotto tanti punti di vista. Quello che definisce poi magari un performer rispetto ad un altro, cioè che quando lo vediamo, io poi parlo a maschile, ma poi dopo vorrei aprire una parentesi su questo discorso dei ragazzi e delle ragazze che fanno musical. Si vede a livello tecnico, magari ti trovi il ragazzo o la ragazza che sono talentuosi, cioè arrivano, cantano già bene, ballano, si muovono bene, sono portati alla materia artistica in generale, perché poi si tratta molto di, molto spesso è una questione di sensibilità. Come interpreti un personaggio dipenderà da tanto da come lo percepisci, dalla tua intelligenza emotiva di capirlo e di entrarci dentro, quindi più lo interpreti bene e meglio ti riesce. Anche se delle volte hai una tecnica di canto inferiore, capita spessissimo nel musical che una persona anche non bravissima a cantare, chiaramente devi essere bravo, però a parità, diciamo, di prestazione, una persona che anche tecnicamente è meno brava magari sfonda molto di più su un palco, perché quando arriva in scena arriva molto di più al pubblico. Queste sono cose che chiaramente sono un po' naturali. Comunque le maturazioni solitamente sono o proprio di tipo anagrafico
e comportamentale, cioè arrivano da noi delle ragazzine. Considera che il nostro corso è formato dal gruppo Kids, che va dai 5 agli 8 anni, il gruppo Teen, che va dai 9 ai 13, e poi il gruppo adulti, che è dai 14 in su. Delle volte arrivano da noi delle ragazzine che hanno 10 anni e stanno 3 anni, quindi arrivano a 13-14 anni e poi esplodono completamente in tutte le discipline, perché chiaramente l'esperienza, il fatto di trasformarsi piano piano in una donna o in un uomo, sono tutte cose che poi aiutano anche in questi percorsi artistici. Quindi la maturazione la vediamo sia nel tempo, è proprio una cosa fisiologica, non ci si può fare niente, e sia anche a livello tecnico. Proprio abbiamo avuto un sacco di ragazzi che da un anno a un altro, finito il primo anno accademico, li abbiamo rincontrati al secondo anno, quindi dopo neanche averci più messo le mani, tra virgolette, persone diverse, completamente. E questo delle volte dipende anche dalla maturazione che ogni persona ha. L'attitudine anche, insomma. Esatto. Ok. In questo ti voglio dire, visto che i ragazzi devono seguire delle discipline diverse, avrai anche del personale variegato all'interno della tua struttura. Come selezioni queste persone? Cioè, gli insegnanti, che magari ti serve uno che è bravo nel canto, quello che sa insegnare bene ballare, magari avrai più persone anche per ogni disciplina, e magari sono diverse tra loro nel modo di approcciarsi ai ragazzi, o comunque nello specifico, no, della disciplina che fanno. Sì, allora è un argomento su cui siamo sempre stati molto attenti, delle volte anche con il rischio di passare un po' per spocchiosi o forse un pochino diciamo presuntuosi, però ecco, mi interessa poco di cosa passa nel messaggio, perché in realtà siamo sempre molto stati attenti a questo aspetto, perché sono discipline molto complicate tutte singolarmente, cioè che tu voglia fare la ballerina, che tu voglia fare l'attore, che tu voglia cantare, anche prese singolarmente queste discipline sono molto difficili. Trovare delle persone che insegnano le tre discipline e poi siano anche in grado di unirle, perché poi questi performer fondamentalmente devono utilizzare canto, recitazione e danza contemporaneamente, quindi non è proprio semplice. Abbiamo avuto negli anni, soprattutto nei primi tre, un riciclo di insegnanti, che poi ha portato ad una formazione che adesso è fissa e non la cambierei per niente, per nessuno al mondo. Potenzialmente un insegnante di canto, magari super decorato e bravissimo, magari non è adatto a fare quel tipo di lavoro, perché è completamente diverso dall'insegnante di canto che insegna canto, perché lì si parla di canti corali, si parla di armonie, si parla di interpretazione, di musical. Quindi l'insegnante deve essere un amante e un conoscitore della materia, perché se non conosce la materia non la può trasferire ai ragazzi. Questo vale per la danza e vale anche per la recitazione e vale per il musical. Considera che per il musical, che è la materia, definirla più difficile è sbagliato, direi che è la materia più complicata da insegnare, perché è difficile trovare una persona che abbia un'infarinatura di tutte e tre le discipline. Cioè l'insegnante di musical è una figura che deve avere una conoscenza almeno base di tre discipline, di cui una la deve conoscere perfettamente, di solito è il canto, e anche le altre comunque le deve avere bene assimilate. Noi questa persona l'abbiamo trovata a Torino, cioè io ho la persona che viene a fare il corso di musical, viene tutte le volte da Torino e poi riparte, che si chiama tra l'altro Alice Viglioglia. Anzi, spendo questo minutino per nominare gli insegnanti, che sono certo, comunque, lo scriviamo anche nel video, sì, che sono il fulcro della scuola, perché poi io magari ecco vengo a fare le interviste e sono il fondatore, sono contentissimo della scuola, però lo dico sempre anche quando facciamo i saggi, loro sono proprio il motore pulsante. Gli insegnanti sono Alice Viglioglia per il musical, Elena Nencetti per il canto, Ornella Cantini per la danza, Luca Micheletti per la recitazione, e poi per i corsi Kids e Teen abbiamo l'insegnante unico, che è Anthony Di Blasi. Sono tutti ragazzi e ragazze, ormai anche adulti, super formati e super disciplinati, ma soprattutto
hanno proprio passione a fare quello che fanno, e quindi anche questo per me è fondamentale. Cioè, io questa squadra qui per niente al mondo la cambierei, perché è gente che io, una volta che i ragazzi ci sono, l'anno è avviato, io mi potrei mettere con le braccia dietro la testa così, rilassarmi, perché tanto so, sì, assolutamente, e questo per me è fondamentale, perché prima di tutto non ho le qualità specifiche per fare l'insegnante, e quindi andare lì a sindacare non sarebbe giusto. Ora, qui scusami se ti interrompo, perché ne abbiamo parlato in separata serie di questa cosa, che è molto interessante, perché io, quando ti ho invitato per questa intervista, che è proprio un'intervista perché ti sto intervistando, bellissimo dall'alto, fantastico, ti avevo chiesto appunto se anche insegni canto, e tu mi hai detto no, ho preso lezioni di canto ma non mi sento in grado di insegnare perché sono prevalentemente un performer. Ecco, per te che differenza c'è tra un performer bravo, quanto ti pare, e una persona che magari è formata o è predisposta per l'insegnamento? Sì, allora, intanto premetto subito che esistono sicuramente performer che sono anche degli ottimi insegnanti, quindi diciamo che una cosa non esclude l'altra, però non bisogna neanche dare per scontato che un ottimo performer sia un buon insegnante di canto, di recitazione, di danza, di qualsiasi altra cosa, perché credo che per insegnare prima di tutto serve, come dicevamo prima anche noi insomma in separata sede, lo studio. Cioè devi studiare una materia che prima studiavi come cantante per apprenderla, ora la devi studiare dal punto di vista dell'insegnante, che è completamente diverso. E poi secondo me ti serve una certa sensibilità da un punto di vista dell'ascolto, quindi di capire le persone che vengono da te. Parlo del canto perché è la materia che è un po' più vicina a me, quindi ne posso parlare con un pochino più, diciamo, di consapevolezza. Però ecco, quando ti arriva una persona che ha dei problemi potenzialmente di impostazione alle corde vocali, di qualsiasi tipo, oppure vuole fare una cosa ma non ci riesce, l'insegnante, o meglio, anzi, il performer ha seguito un proprio percorso di vita che per lui o per lei ha funzionato. Quindi ho fatto questi studi e per me hanno funzionato. Purtroppo, o per fortuna, dipende da come si vede la cosa, secondo me più per fortuna, le voci sono completamente diverse, le persone sono diverse, le sensibilità sono diverse, gli atteggiamenti fisici sono diversi, quindi non puoi applicare la tua esperienza personale ad un'altra persona, perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, non funziona, o forse fa peggio. La capacità dell'insegnante di canto è capire che tipo di approccio utilizzare, capire la problematica e cercare di risolvergliela. E, come dicevamo anche prima, se l'insegnante ritiene di non essere neanche in grado, ma di non essere specializzato in quel tipo di cosa che l'allievo vuole imparare, un buon insegnante secondo me dovrebbe dire: guarda, secondo me devi andare, magari lo consiglia, devi andare da lui o da lei, ma io non sono la persona adatta. E questa, ecco, è un'altra cosa che noi all'interno della scuola facciamo. Quando arrivano spesso, perché ci sono tanti misunderstanding anche su quello che facciamo a livello di musical, magari ci arrivano degli allievi che vogliono fare teatro, che è una cosa completamente diversa. È chiaro che noi gli diciamo: guarda, qui facciamo musical, che è una cosa diversa, puoi provare, però se vuoi fare l'attore, quindi se vuoi recitare e non vuoi fare il performer, non siamo la scuola che fa per te, e ti indirizziamo da un'altra parte. Ora poi, casualmente, abbiamo anche un corso di teatro, quindi magari li indirizzo dalla mia parte. No, però se hai capito il concetto, insomma, una cosa molto interessante che, insomma, ribadiamo anche con Matteo Ratti, ne parliamo spesso, appunto, perché ora qua si parla di Vocal Equilibrium Method, che è proprio un metodo per far capire agli insegnanti o agli aspiranti insegnanti come comportarsi davanti a più voci diverse tra loro. E prima ho detto una cosa interessante riguardo ai tuoi insegnanti, le discipline, e anche a questa persona che ti viene da Torino, mi sembra, hai detto. Sì. Perché mi ricordo di essere stato da te alla vostra scuola a un seminario con Vittorio Matteucci, che per chi non lo conosce sarebbe l'interprete originale del cast originale di Notre Dame de Paris, e interpretava Frollo. Sì. Ok. Mi ricordo che, a parte, insomma, la formazione incredibile, il tipo di approccio anche all'insegnamento che mi fece rimanere molto di stucco, mi ricordo che lui era molto esigente con i ragazzi che gli dissero: io nella vita voglio fare questo. E mi ricordo che mentre questi ragazzi
cantavano, insomma, per farsi dare un consiglio, un giudizio, lui gli stava intorno e a volte gli urlava proprio, magari gli urlava delle intenzioni che dovevano tirar fuori e così. Cioè, quanto è faticoso questo? Cioè, quanto bisogna lavorare per essere pronti? Ora, ripetiamo, pronti non si è mai, però insomma, per essere accettati in questo mondo, diciamo così. Allora, tanto, la risposta è tanto, e la risposta secondo me è tanto in qualsiasi cosa che uno voglia fare nella vita, no? Nel senso, cioè, ti vuoi diventare un cantante, ti devi studiare tanto, un chitarrista tanto, qualsiasi cosa che tu decida di fare la devi approfondire. Nel caso specifico è vero questa cosa di Vittorio, che faceva queste, diciamo, cercava di far uscire dagli allievi una cosa che gli allievi non mettevano, davano per scontato. Cioè, gli allievi preparavano il pezzo perché lui aveva richiesto, li voleva sentire cantare, e tutti davano per scontato che lui li volesse sentire cantare, e in realtà lui non li voleva sentire solo cantare, lui voleva vedere come ogni ragazzo interpretava un pezzo. E è questo il discorso. Cioè, se vuoi fare il performer, non lo devi cantare al pezzo, lo devi fare tuo, gli devi dare un tipo di voce, un'interpretazione magari anche diversa da quella originale. Però se ha una motivazione, secondo me questa motivazione riesci a tirarla fuori e a trasmetterla. Quindi Matteucci voleva che i ragazzi, soprattutto quelli che di lavoro volevano fare il performer, capissero che l'importanza di quel lavoro era capire perfettamente cosa fa un performer, cosa fa quando gli danno un ruolo. Che devi studiare il personaggio, devi capire chi è, che tipo di passato ha avuto un personaggio, tutte quelle piccole cose che ti aiutano a creare, diciamo, a capirlo, e poi ad avere quella soluzione che ti permette di avere il personaggio credibile. Mi ricordo che Matteucci addirittura ad una ragazza che fece questo pezzo senza che le venisse troppo bene, gli disse addirittura di cantare ad un volume quasi impercettibile, più piano che poteva, perché voleva vedere come lo interpretava gestualmente, cioè con la fisicità, con i movimenti. E è chiaro che poi sono persone che hanno delle formazioni sul campo talmente potenti che sono piccole gemme. Ogni cosa che ti dice un Vittorio Matteucci, un Graziano Galato, un Matteo Setti, ma tutti gli artisti che hanno possibilità di esibirsi in maniera in palchi e con produzioni professionali, vanno ascoltati, perché loro ci sono stati, hanno visto come funziona quel mondo e quindi ti possono aiutare tanto. Quindi, diciamo, per rispondere poi alla fine di tutto alla tua domanda, i ragazzi che si vogliono preparare ed essere pronti per affrontare magari un'audizione, per arrivare poi a fare degli spettacoli, prima di tutto ne devono fare tante. Cioè, arrivare a fare l'audizione, per quanto tu possa essere formato e sperare che la prima audizione vada bene, succede, eh? Secondo me si chiama culo, oltre a bravura, però è molto raro. La devi fare, devi prendere le testate, devi prendere i no, devi prendere i consigli, devi prendere un po' le delusioni, c'è tutto questo. Se parli con qualsiasi altro performer che molto più di me ha fatto la carriera o tentato la carriera del performer, tutti ti diranno la stessa cosa. Ci siamo fatti un mazzo così, abbiamo ricevuto 280 no, un sì, e quel sì è stato il più bello del mondo. Però è quello, devi perseverare, perché è un ambiente molto difficile, come tutto l'ambiente artistico in generale. Cioè, vivere di questo lavoro è molto difficile. Okay. Infatti io feci anche un video simpatico mentre si allestiva Notre Dame alle 11 di Bergen. Questo lo ricordo, sì. Dove praticamente mentre c'eravamo noi, che la sera avevamo lo spettacolo, il pomeriggio sotto il sole, perché era luglio quindi era caldo, si stava tagliando i tubi innocenti per fare i ponteggi, si stava verniciando, quindi robe anche che comunque da performer, cantante o ballerini, poi arrivi la sera che sei abbastanza stanco, però comunque lo fai, anche un'altra età sinceramente. E feci questo video nel momento un po' di scazzo generale, dove feci tutto questo discorso che facevo vedere che si lavorava tutti prima di entrare in scena, e poi mi rivolsi ai genitori dei ragazzi giovani e gli dissi: mi raccomando,
instradate i vostri figli, fateli fare queste discipline, fateli fare danza, recitazione, canto, perché in questo modo non avranno mai soldi per comprarsi la droga. Fece questa cosa perché effettivamente è vero. Però, spot. Esatto, spot. Sì, sì. Esatto. Però ecco, a parte gli scherzi, è un ambiente difficile, dove è brutto dirlo, ma soprattutto in Italia, questa parola che viene utilizzata molto spesso, ma perché no, è così, cioè, è così. Io ho un amico performer che saluto, che si chiama Paolo Bianca, che è nativo di Cascina, e lui ora è già da diversi anni in Germania, nella produzione originale Disney, quindi la produzione della Stage Entertainment, che è quella ufficiale, che è la stessa che trovi a Broadway, a New York, a Londra, è la stessa, solo che è quella tedesca, di Aladdin, e lui fa Jafar, quindi fa il nemico per eccellenza, il villain per eccellenza, lo fa da anni, e ti racconta un mondo che rispetto a quello che c'è è completamente diverso. Guarda, per questo apro una parentesi personale. Quando sono stato anni fa a suonare in Germania, andammo con il mio gruppo heavy metal, quindi insomma già una nicchia di suo, andammo con dischi e magliette, tornammo nel solito posto l'anno successivo e sotto il palco, a pogare, avevo le persone con la nostra maglietta e che mi cantavano i pezzi, cosa che per me fuori, scesi dal palco autografi, dissi aspetta, quanto costano gli affitti in Germania? Perché effettivamente, vabbè, questo si può dire, è brutto, però su tanti punti di vista musicale, comunque artistici, purtroppo in Italia siamo indietro. In Germania va detto che sono avanti, questo è vero, è vero. Hai detto caratterizzare il personaggio, scegliere l'interpretazione, l'intenzione, la voce da usare. Ora, tu sai che in questo canale noi trattiamo prevalentemente di canto, e quindi ti faccio questa domanda. Tu sai che sia io che Matteo Ratti lavoriamo tanto con le distorsioni, quindi una domanda su questo ambito te la devo fare per forza. Quanto sono importanti le distorsioni nel musical, quindi nella caratterizzazione del personaggio nel musical? Ti dico questo perché, come ti ho anticipato prima, lo studio che ho fatto, che abbiamo fatto anche con Matteo sull'Overcrunch, è partito proprio da questa voglia di replicare il suono di Joe Di Tonno, sempre in Notre Dame de Paris, nel cast originale, diciamo così. Allora, prima di tutto, bellissimo che Notre Dame nei suoi 20 anni, perché quest'anno verrai fa il 20° anno di ricorrenza, sono ripartiti in tour col cast originale, bellissimo che tra le varie cose che hanno fatto, perché è stato un successo planetario, abbiano anche ispirato persone come voi a iniziare a studiare le distorsioni o cose, ecco, diverse dal solito. Per me, le distorsioni in ambiente musical sono state fondamentali, nel senso che io ho avuto la fortuna di interpretare personaggi un po' forse per la tipologia di voce quasi sempre cattivi, non sempre ma quasi sempre, quindi già il cattivo di solito, se si parla di canto moderno, una distorsione aiuta, perché è divertente, è divertente, molto più divertente che fare il buono. Io mi ricordo che i personaggi sono quelli che paradossalmente, anche se sei cattivo ma stronzo nell'anima, proprio cattivo tipo Scarpia in Tosca, che ma veramente era uno da prendere a bottigliate in testa, arrivi alla fine, il pubblico ti umanizza e quindi in qualche modo è empatico nei tuoi confronti, quando viene a prendere l'applauso proprio ci sente, capito? Perché dice sì, cioè è un assassino, però cioè alla fine è buono, capito? Anche lui, sì. Sì, sì, sì. E quindi assolutamente le distorsioni servono, servirebbe conoscere potenzialmente tutte le modalità possibili e immaginabili di cantare. Le distorsioni aiutano tanto. In Notre Dame de Paris, dove ho fatto Quasimodo, per me le distorsioni sono state fondamentali. Uno spettacolo di 2 ore, forse anche qualcosina di più, dove comunque Quasimodo è quasi sempre in scena e canta un sacco di pezzi e sono tutti faticosi, perché poi è sempre su una gamba, è sempre tutto storto, delle volte canti a testa all'ingiù, sdraiato. Avere un'impostazione distorta ha reso prima di tutto il personaggio più credibile. Poi sul discorso del dettaglio di trovare ognuno la propria interpretazione, io Quasimodo, rispetto, che non è un meglio, ci mancherebbe, Joe Di Tonno, c'è solo da inchinarsi e meno male esiste, però rispetto a loro, per non scimmiottare
il personaggio, perché poi anche quello conta. Gli ho trovato un'interpretazione un pochino più aggressiva di Quasimodo, cioè invece di fare il Quasimodo remissivo fino alla fine come è nella storia, il nostro Quasimodo, grazie anche alla regia di Alessio Mattolini e Silvia Pepoli, che fanno parte della compagnia, che vanno nominati perché sono comunque il motore pulsante della compagnia. Della compagnia. Esatto. Il nostro personaggio di Quasimodo era un pochino più, ecco, diciamo, prostrato a Frollo, ma un pochino meno. Era un po' più intraprendente in certi casi. Sì, era un pochino più incazzoso. Era un pochino più incazzoso, infatti poi anche nella scena della morte, tra l'altro Frollo era Paolo Bianca, che ora è in Germania. Ah, perfetto. Era lui. Nella scena della morte io sono molto più aggressivo, c'è anche una sorta di sfida tra me e lui, dove io gli vado addosso e c'è un momento in cui lui, Paolo Bianca è alto 1,98 m, è altissimo, quindi io arrivo e sono sotto di lui che lo prendo per le braccia. C'è anche un momento in cui io, in realtà, con la forza che ha Quasimodo, perché poi non viene detto nel musical, ma Quasimodo è fortissimo, lo prendo e quindi cambio questa, cioè questo scambio di forza, e poi a un certo punto, insomma, lui casca di sotto. Quindi c'era questa interpretazione un pochino più cazzuta. E è importante, secondo me, trovare in ogni personaggio qualcosa che lo differenzi dall'originale. Se è già stato fatto il musical, differenziarsi un pochino. E questa cosa qui probabilmente contraddistingue un pochino i Bohemians, perché facendo musical editi, l'unica cosa che puoi fare è cercare di farli diversi. Quindi non fare la replica del Notre Dame o del Dracula o di Tosca che hai visto, ma provare a fare qualcosa di diverso, con tutti i limiti poi del budget, delle produzioni, certo, eccetera. Però ecco, ritornando alle distorsioni, fondamentali, perché io praticamente distorgo la voce nei musical che ho fatto. Probabilmente su 6-7 personaggi, su 5 uso le distorsioni. Sei cattivo. Capito, quindi sì. Per quanto riguarda il discorso, appunto, della caratterizzazione del personaggio come selezionatore, magari oltre anche alla distorsione, no? Perché tu selezioni anche i cast per... Purtroppo è capitato. Ti ha messo in imbarazzo questa cosa? Diciamo che non è una cosa che mi piace fare tantissimo, perché siccome io mi sento un pochino più performer che regista o appunto selezionatore, mi piace stare sul palco, mi piace la sensazione che si prova a stare sul palco. Fare il selezionatore è un lavoro... È un po' quel discorso, è un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare, perché comunque precludi la possibilità ad altri di far parte di uno spettacolo, di un cast. Questo a livelli bassi, a livelli medi, a livelli professionali è uguale. Certo, è sì. Comunque un te una no, selezione. Te sì, che sembra quasi voler dire te non sei bravo e te sei bravo, quando in realtà anche lì è soggettivo. Secondo me sei più adatto alla parte. Esatto. E questo è un altro consiglio che, così, non richiesto, che mi sento di dare magari ai ragazzi più giovani: andare alle audizioni e prendere i no non è una cosa che deve buttare giù, perché di solito non è non sei bravo, ma di solito è che per quel ruolo non sei adatto, o meglio, per quel ruolo c'è una persona che è più adatta di te, cioè bisogna anche riconoscere poi. Certo. Quindi poi, sì, ho fatto il selezionatore. Perché cadiamo Bruce per imparare a rimetterci in piedi. Bellissimo. No? Giusto? Bellissimo. Per citare Batman. Esatto, stupendo. Che va messo. Quindi poi, al di là del risultato, che può essere positivo, più positivo o più negativo, no? Quindi essere selezionati o meno, fondamentalmente, cosa possiamo dire a chi ci ascolta? Cioè, come è meglio prepararsi per un'audizione? Da tutti i punti di vista, chiedo. Sì, allora, se non si ha abbastanza esperienza di audizioni, di settore, eccetera, il consiglio naturalmente che do è quello di, per esempio, venire anche da noi. Noi, per esempio, facciamo preparazione a chi ce lo chiede per le audizioni, perché Elena Nencetti ha fatto audizioni con Le Brutte Abitudini, che era un gruppo, non mi ricordo di quante voci, comunque, che è arrivato alle finali di X Factor, agli home visit per le selezioni. Alice Vidioglia ha fatto un sacco di musical di produzioni professionali. Ognuno degli insegnanti che è lì ha avuto delle esperienze professionali, e chi passa da quel settore conosce meglio poi anche le cose che sono richieste. Quindi, se uno non ha abbastanza esperienza, il consiglio che vi do è: venite da noi a fare una chiacchierata, tanto siamo lì, siamo super amichevoli, si parla senza pretendere niente in cambio. Se poi uno vuole approcciare, allora fa un discorso più serio, però
almeno per capire, guarda, devo presentarmi per un'audizione, non ho idea di cosa fare, ti formiamo. Ovviamente io parto dal presupposto che questa persona abbia già una base in qualche modo artistica, che sia di un certo livello. Un'audizione, ovviamente. Ovviamente. E in generale, se no, le persone che poi si preparano da sole devono... Allora, intanto le audizioni sono di solito molto dettagliate, cioè ti viene data dalla produzione il brano da studiare, il background del personaggio, quindi hai modo di studiarlo e di capirlo. Io quello che posso consigliare nella mia piccola esperienza, e magari in questo secondo me Alice o Elena possono essere anche più adatte, quindi nel caso li contattate, anzi così, nel caso li contattate o mi contattate, di non pensare, un po' come diceva Matteucci, di non pensare solo alla tecnica, perché nel musical la tecnica non è tutto. Cioè, delle volte essere troppo tecnici non si arriva. Delle volte è necessario fare qualcosa anche di più sbagliato, forse da un punto di vista tecnico. Ma umano. Sì, sì, ci sono... Ma lo stesso, parliamo di Notre Dame de Paris, lo stesso Joe Di Tonno, quando canta, e magari lui ha, nel trucco, ha dei... credo che siano dei... una sorta di cotone arricciolato sotto le labbra, che gli fanno stare tutte le labbra un po' deformi, quindi mentre canta sbava, è una roba indecente, ma non per lui poverino, è per il personaggio, perché deve essere così. Ci sono dei momenti in cui lui è talmente magari nella parte e disperato, che magari stona una nota o la canta in maniera diversa, non intonata, ma la butta, no? Come la lascia andare... E quella cosa lì magari ti arriva 100 volte di più, certo, della nota intonata perfetta, pulita, che però in quella particolare situazione non ha senso. Quindi a un ragazzo che vuole, ora una ragazza che vuole fare un'audizione, gli dico: dovete cercare di levarvi d'addosso chi siete voi stessi, entrare a piene mani, sporcarvi le mani nel personaggio che volete interpretare, e dovete cercare di arrivare equilibrando però lo strafare con il fare troppo poco, perché si rischia sennò di andare, di essere eccessivi. Bisogna trovare un equilibrio. Sì, è sempre il classico equilibrio fra tecnica e interpretazione, no? Che una E poi comunque, oltre a tutto questo, oltre quindi alla bravura e alla capacità di fare queste cose, il culo serve. Quello serve per sempre. Cioè, è così. Magari anche solo essere all'audizione giusta, nel giorno giusto, nel momento giusto, essere diciamo avere un physique du role perfetto per il ruolo, certo, con tante no cose. Certo, ovvio, però comunque cioè mi stai dicendo che viene dato il tempo necessario per prepararsi. Sì, solitamente sì, diciamo, ecco, il tempo c'è, e come tutte le cose, più sei bravo, più hai fatto queste cose, e meno tempo ti serve per prepararti per un'audizione, chiaramente, perché poi sono cose che assimili più velocemente e switchi più velocemente da un personaggio all'altro, insomma sono cose che si apprendono anche quelle provandole. Col tempo, con l'esperienza. Posso aprire una parentesi che non c'entra niente con questo discorso, certo, che era riguardo alla... In realtà è forse un po' provocatoria la cosa, a maschi e femmine, il bilanciamento della partecipazione alle accademie di musical degli uomini e delle donne. Gli uomini non ci sono, sono l'1% delle scuole di musical, almeno io parlo chiaramente per esperienza personale, ma in generale di zona, e credo che ci sia un pregiudizio grosso nascosto dietro, legato a un discorso probabilmente di virilità e cose simili. Cioè si pensa che il musical sia un po' per non persone, non uomini virili, capito? E quindi è per questo che viene affrontato molto di più dalle donne. Se faccio un corso di teatro, che ho fatto, è perfettamente bilanciato. E questa cosa secondo me è interessante. Sì, tra l'altro, permettimi di dire, in modo brutto, anche un po' stupida, nel senso che, visto che ci sono pochi uomini, ma nei musical che vediamo i ruoli da maschio, insomma, è paradossale sta cosa, sì. E quindi mi viene da dire, fatevi avanti, perché comunque i maschietti ad oggi hanno un po' meno concorrenza, no? Se vogliamo, molta meno concorrenza, assolutamente, e hanno più ruoli a disposizione.
quindi donne hanno pochi ruoli, sono tantissime, gli uomini hanno tanti ruoli rispetto alle donne, sono pochissimi. E magari vi tocca anche il cattivo. Che è bellissimo, sì sì sì, confermo, bellissimo. Senti Nicolò, ora ci avviciniamo alla chiusura, ma qualche aneddoto ce lo vuoi raccontare, qualcosa di divertente o qualcosa che è successo che ci vuoi... Sì, ho voglia, allora si potrebbe fare magari un giorno una puntata dedicata alle cose che sono successe, sì. Ce ne sono un paio in particolare, allora ce n'è uno di tanti anni fa, fatto con un mio amico nel quale diciamo non dirò il nome, ciao Diego, e in pratica eravamo a fare il musical di Pinocchio, che era scritto dai Pooh, a Bientina, mi sembra, Bientina o Buti, mi sembra Bientina, Teatro delle Sfide, e questo carino. Molto carino. Prima dello spettacolo, quindi preparazione, no? il famoso merda merda merda, tutti pronti a entrare in scena, Diego nella mezz'ora, un'ora forse prima, antecedente all'inizio dello spettacolo, e Diego interpretava Lucignolo, decide di bere 4-5 birre a stomaco vuoto, ma proprio berle, e quindi si inizia lo spettacolo e lui è ubriaco completamente, è vestito da lucignolo, quindi con le guancine rosse, il nasino tutto truccato, con un vestito, ubriaco. Parte il musical, buio, perché di solito poi si parte sempre col buio, entra in scena e sbriciola completamente una scenografia. C'erano dei secchi accatastati, la sbriciola completamente, fa un casino della Madonna, però i secchi erano leggermente dietro le quinte, quindi si sentono solo i rumori, sai, proprio di uno che picchia in una cosa, in una cristalleria, e si spacca tutto. Parte il musical e devo dire la verità, non ho mai visto Diego fare lucignolo così bene in tutta la mia vita. È stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto, veramente bellissimo, bellissimo. Però era ubriaco marcio. Poi vabbè, di cose ne sono successe tante. Questo è un argomento anche interessante, perché mi ricordo in diversi anni fa, si parla di... Non fatelo, ovviamente. Ovviamente non, questo da non fare, però mi ricordo che 10 anni fa, o forse anche qualcosa di più, prima del concerto io il cicchetto di whisky o qualcosa me lo facevo. Poi sempre. Ti rilassa, no? Per quello, cosa che in realtà, se ci pensi, è completamente sbagliato, sì. No? Cioè, sì. Un alcolico prima del concerto, cioè, ti ammazza. Però diciamo che da un punto di vista di inibizioni o così, se si può dire, cioè, dava anche una mano. Ora, 4 birre è meglio forse il cicchetto di, sì, Jack Daniels, sì. È meglio, sì. Forse ecco, chi ha avuto esperienza magari in teatro lo potrebbe dire, forse un attore un cicchettino prima di entrare in scena, visto che deve parlare, quindi magari l'uso che fa della voce è importantissimo, ma diciamo che la può reggere, ecco, la bevuta delle volte bevono addirittura in scena, ogni tanto anche davvero. Forse magari, ecco, in quel caso aiuta. No, prima di cantare e fare un musical intero, io ecco non so come Diego abbia fatto a resistere tutto lo spettacolo, ma è stato abbastanza... Allora, diciamo così, se vi presentate a un'audizione, c'è Nicolò Falaschi come selezionatore, non bevete. No, me ne accorgo, me ne accorgo. Che esperienza, sì, in questo, sì, 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 me ne accorgo. Campo. Bellissimo. Poi, vabbè, altre cavolate... io mi divertivo a fare gli scherzi in scena, avevo fatto uno spettacolo che si chiamava Backstage Musical, l'avevo scritto io, era un musical abbastanza, una commedia diciamo, quasi grottesca, e all'ultima replica, perché poi queste cose di solito si fanno all'ultima replica, eravamo a Casciana Terme in questo caso, sempre con Diego, perché non so se si è capito che questo Diego l'ho utilizzato molto spesso e lui si è fatto utilizzare molto volentieri, non era nello spettacolo lui, e siccome c'era una botola in quel teatro, io ho pensato, ma perché durante lo spettacolo non faccio uscire Diego in scena senza dirlo agli attori? Quindi durante lo spettacolo, col pubblico che guarda, a un certo punto, mentre sono tutti in scena, era un momento particolare in cui tutti gli attori erano in scena, soltanto 3 persone sapevano di questa cosa. Io, Alessio e Silvia, mi sembra. Poi per il resto nessuno sapeva niente, e a un certo punto si sente bussare dalla botola molto forte e esce Diego con il cappello e la lucina da minatore, che esce tutto sporco, non mi ricordo neanche la battuta che disse, e ho la fotografia, poi se mette la mando,
di tutti gli attori che guardano Diego con un viso che è completamente, perché poi riconoscono Diego, non capiscono cosa sta succedendo, non possono dire niente perché c'è il pubblico che sta guardando, capito? Quindi tutti che rimangono impietriti per un attimo, io e Alessio che si stava ridendo come dei cretini. Tante cose, dalle belle alle brutte, queste sono quelle divertenti. Poi sono successe un po' nell'ambiente artistico, un po' succedono, no? Un po' come quando vai dal suonare magari live in un locale, che ti arriva il mi porti gente, sì, sì, che ti pago di me, queste cose qui. Ah, io ho avuto una situazione in cui puoi decidere di tagliarla quella, però non faccio nomi, quindi mi è successo di andare a fare uno spettacolo in zona tantissimi anni fa, e in questo spettacolo noi cantavamo, quindi facevamo la nostra esibizione, l'ingresso era gratuito e questa persona che aveva organizzato lo spettacolo aveva messo un tavolino con un cestello, un cestino con scritto offerta libera per i bambini del Sarawi. Quindi alla fine dello spettacolo nel cestino c'erano un po' di soldi delle offerte della gente che partecipava. Ok, e fin qui tutto a posto. I bambini del Sarawi in realtà erano questa persona. Questi soldi non sono mai arrivati ai bambini del Sarawi, ma sono stati presi da questa persona. E purtroppo, vabbè, ora ci si ride, è passato tanto tempo, però ecco, lì per lì quando succedono queste cose e ne vedi, ma poi ne vedi tante di cose fatte che te veramente rimani allibito da, sia dai comportamenti che dalle situazioni. Poi c'è da dire che non tutti gli artisti sono simpatici, anzi posso dire un'altra cosa provocatoria, certo, a tutti gli artisti che magari guardano questo video: secondo me vi dovreste ricordare bene che non state salvando il mondo, cioè è una cosa bella quella che facciamo, però secondo me ci vuole anche un po' di rilassatezza nelle cose che si fa, cioè il giusto peso. Io non mi definisco nemmeno artista, però secondo me i performer, gli artisti fanno un lavoro bellissimo, aiutano tantissime persone anche a stare più leggeri. La musica, l'arte in generale è una cosa che serve, no, a distendere, però molto spesso si scambia questa capacità che si ha di trasmettere come una sorta di potere divino, capito? E quindi secondo me bisogna stare tutti molto molto, molto tranquilli. Guarda, questa è una cosa interessante, nel senso che ci ho pensato a volte, secondo me ha a che fare con l'egocentrismo, che credo che scaturisca tanto dallo studio che uno fa su se stesso per migliorare la voce, l'interpretazione, eccetera eccetera. Solo che a un certo punto questa cosa non se ne va. Esatto, sì. Perché esatto, è giusto essere concentrati su se stessi, se no non miglioreremo, no? Certo, bisogna, e ci vuole l'ecocentrismo, rompersi il culo, ci vuole, no? Ti metti lì per studiare canto, ti metti lì davanti allo specchio, che è la cosa insomma più ecocentrica, sì, e vanesia, no? Del mondo, che cioè può fare. Però a un certo punto, ecco, quantomeno nei rapporti umani o nei rapporti lavorativi, questa cosa dovrebbe anche un attimino mettersi da parte, perché soprattutto tu che lavori con i cast, insomma con le compagnie così, immagino che un certo grado di armonia sia necessario, è fondamentale, un gradito necessario. È fondamentale, perché tutte le persone comunque dovrebbero essere in grado di lavorare in armonia e tranquillità. Ho fatto questa sorta di provocazione, chiaramente per fortuna la maggior parte degli artisti che conosco non sono così, meno male. Però mi è capitato spesso di avere persone di tutti, la cosa poi assurda è di tutti i livelli, cioè trovi quello bravissimo o anche quello che è un professionista, non è giustificato lo stesso, però comunque dici vabbè, alla fine si è costruito da solo, è arrivato dove è arrivato, vabbè, via, nel senso lo capisco perché può pensare di essere così. Il fatto è che delle volte arrivano anche persone che hanno un livello non accettabile, ma pensano di essere Dio sceso in terra, quindi ecco, bisogna starci attenti. Sono d'accordo con quello che hai detto, l'egocentrismo è fondamentale, serve, perché tanto non bisogna prenderci in giro. Io vado sul palco perché voglio che il pubblico mi guardi, che mi applauda, che piaccia lo spettacolo, quindi è un modo per appagare l'ego fondamentalmente. Però a un certo punto bisogna capire che deve servire a te questa cosa, cioè l'appagamento è personale, questo, esatto, questo è, diciamo, non deve essere assolutamente una cosa che poi magari ti preclude o crea un ambiente brutto, insomma,
nella compagnia. Sì, anche perché insomma, se pensiamo che ci sono degli screzi magari in band di 4-5 elementi, immagino in un cast di musical che magari, non so, fra ballerini e... potete essere 30, di solito sì, siamo 40, una trentina di persone. Quindi insomma, sì. È giusto che, è chiaro che lì c'è magari il regista, c'è un certo rigore da seguire, che ci sono delle persone che fanno rispettare determinati ruoli, eccetera, eccetera, però le persone devono comunque collaborare. Assolutamente, quindi, è fondamentale. Insomma, questo lo dico, ripeto, sia per le band, e anche questo secondo me è uno dei motivi per i quali i ragazzi oggi formano meno band, perché il discorso della cooperazione è difficile. Veramente è difficile, ma è sempre stato difficile, però bisogna abituarsi per creare qualcosa di più grande, anche perché quando si creano appunto delle sinergie si guadagna tutti, si vuole tutti, e insomma two meglio che one, no? Bravo, cioè sposo in pieno questa cosa qui, anzi hai detto una cosa che volevo dire e poi mi sono scordato, quindi ne approfitto per dirla ora, ovvero che i ragazzi formano molte meno band. Un consiglio che do, anche se una persona vuole fare musical, è di fare la musica dal vivo, cioè formare delle band, andare a suonare nei locali dove non ti senti, dove ci sono mille problematiche, vanno affrontate tutte queste cose qui, cioè ci devi passare. Poi il musical ti dà possibilità di esibirti, però è una cosa che da allestire, ci sono mesi di prove, l'allestimento costa tanti soldi, i teatri costano tanto, la SIAE costa tanto, quindi poi di repliche non ne fai così tante. Invece quando hai una band e la band la fai funzionare, se vuoi, se sei una persona intraprendente, le tue date riesci a fartele, e fare le date vuol dire andare sul palco, cantare dal vivo davanti alla gente e affrontare tutte quelle problematiche che ognuno di noi che ha cantato dal vivo ha vissuto, problematiche e soddisfazioni, entrambe le cose. Quindi è vero, sarebbe importante che i ragazzi ritornassero a fare, non è il discorso veramente del vecchio, no, che vuole fare prima era meglio. Però no, alcune cose diverso, diciamo, sì, funzionano così, un po' diverso. Per migliorare come performer, perché poi alla fine anche un cantante di una band è un performer, perché puoi cantare e basta, ma puoi fare anche altre cose in una band. Devi cantare, lo devi fare. E sarò provocatorio, quindi taglierai tutto da questo video. No, l'ultima cosa che vorrei dire è anche alle altre compagnie del territorio, alle associazioni, di essere meno gelose di quello che avviene all'interno della propria compagnia e di aprirsi un po' di più per collaborare insieme, perché siamo alla fine tutti sulla stessa barca, siamo tutte piccole realtà, e c'è molto astio nel io vado a vedere uno spettacolo e degli altri che però guarda che non sono bravi, allora davvero? Li prendo, mamma mia, una cosa impressionante. Il K22 impressionante, è una cosa che ho sempre odiato. Io quando vado a vedere uno spettacolo di una compagnia, ne parlavo anche qualche giorno fa, se vado a vedere uno spettacolo di un'altra compagnia, vedo che lo spettacolo magari non è del nostro livello, faccio per dire, io non dico assolutamente niente, sono andato a vedere lo spettacolo e mi faccio una mia idea, punto. Mi aspetto la stessa cosa anche dalle altre compagnie. Spesso questa cosa non accade, c'è molta gelosia interna perché si pensa forse che qualcuno abbia paura di perdere terreno di qua o di là. Invece io dico e propongo, collaboriamo insieme, magari loro, una compagnia è più brava in una cosa, un'altra in un'altra ancora, collaboriamo insieme per cercare di fare magari qualcosa di più bello, di migliorarci, no, in tutto e per tutto, perché ne guadagna credo tutto l'ambiente, no? Esatto. E anche in questo caso stiamo parlando di musical, ma più sono belli anche a livello di spettacoli magari locali, quindi non di produzioni, certo, sì, sì, immense, locali, no? E più le persone sono attirate, più arrivano magari nuovi ragazzi e più a questo punto si alza la qualità e quindi ecco, stimoliamo, sì, i sensi. Ecco, sì, ho lanciato mille provocazioni. Sì, ma infatti ora ci fermiamo perché sennò andiamo avanti all'infinito, sì, all'infinito, mi sembra di capire, io Niccolò, e niente, io ti ringrazio, è stato molto 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 interessante, spero sia interessante anche per chi ci ha ascoltato, e niente,
magari un'altra volta rifacciamo questa bella chiacchierata. Io mi ripresento col microfono perché mi è piaciuto un sacco questa cosa, mi sento molto Magalli. Io mi sono sentito infatti intervistato solo perché hai quel microfono, perché sennò sarebbe stata una chiacchierata. No, comunque, intervista. A parte gli scherzi, grazie mille per l'invito. Mi sono divertito un sacco, perché poi sono sempre cose belle. E faccio complimenti a te e anche a Matteo per, e questo te l'ho detto anche in separata sede, per il percorso che state facendo, perché secondo me è molto importante per dare una quadra a chi vuole saperne di più di certi tipi di voce, certi aspetti tecnici, eccetera. State creando secondo me un percorso che tra qualche anno vi ritornerà indietro con gli interessi. Questa può essere anche una gufata, però in realtà è veramente un auguro. Penso che sia una bella cosa quella che fate, quindi complimenti, e quando volete, insomma, io ritorno molto volentieri. Grazie mille. Figurati. Ciao a tutti. Ciao.